Sì, certo. Senti, io penso che mi vesto e passo lì sotto, se vuoi ti posso lasciare qualche cornetto, qualche biscotto. Cioè, siamo arrivati a sti livelli, ma quando potrai tornare a casa? Vabbè, sta roba la lascio ai vicini. Va bene, comunque tu vai a dormire, penso che vado pure io, visto che mi sono appropriato del tuo letto. Senti, ci sentiamo domani? Va bene. Vabbè, non devi farlo per forza, eh. Dai, ciao, ti voglio bene, grazie per la chiamata. Ok, Anch'io te ne voglio, non fare macelli. ciao. Che cosa vuol dire chiuso ermeticamente? Ragazzi, scusate, io faccio 10 minuti di ritardo a lezione, ho un impegno. Ragazzi, ma non sto bene, faccio ritardo a storia. Purtroppo oggi è entrato in vigore il nuovo decreto che stabilisce il prolungamento del lockdown con misure ancora più restrittive. Infatti potrò uscire di casa solamente con una certificazione per urgenti necessità e motivi lavorativi. Noi siamo venuti qui in uno dei tanti punti Covid di Roma, dove possiamo vedere un viavai di persone che vanno a farsi il tampone. I trasgressori saranno puniti con multe da 500 ai 700 euro. Questo periodo purtroppo continua e noi dobbiamo stare sempre più attenti. A voi la linea. Che palle! Che situazione di merda!
vado un attimo a prendere in macchina, torno subito. Bastro Gianni, guarda qua, c'è uno stronzo che se n'è andato senza autocertificazione. Tu torna al posto di blocco, ti raccomando. E te che ci fai qui? Mi mancava questo posto. E poi mi ero stancata delle lezioni online. Posso sedermi qui? Sai che se ci beccano è la fine.